giudicata. Ci sono da molto tempo, facendo molto di fuggire. Ultimamente, precisamente dal 1984, quando Charlie Sheen inventa la prima stampante 3D, possiamo avere questa tecnologia. Fino a molti anni fa era talmente inaccessibile da avere costi proibitivi, dalle centinaia di migliaia di euro. Adesso potremmo averla a casa con poco meno di 1000 euro. Questo esemplare è una Reprap ed è costata poco meno di 400. Cosa possiamo fare con questa stampante? Potrebbe darci un'indipendenza dal mercato globale. Noi possiamo decidere di stamparci un oggetto in casa, qualsiasi oggetto di cui abbiamo bisogno, che se oggi ci serve un piatto, domani un bicchiere, possiamo stamparlo in casa senza andare al negozio più vicino a comprarlo. Cosa vuol dire questo? Le moderne tecniche di produzione che utilizzano mezzi costosi, stampaggi a iniezione, plastici e così via, richiedono dei magazzini per tenere stoccate le merci, nei magazzini utilizzano dell'energia, ma questa energia non solo per produrre la merce in sé, ma la maggior parte dell'energia è utilizzata per il trasporto, ossia si producono 100.000 pezzi in un solo punto e si spediscono tutti 100.000 pezzi in 180 paesi nel mondo. Cosa vuol dire questo? Più inquinamento, magazzini, quindi spazio, bisogna produrre in grosse industrie e soprattutto bisogna produrre in grandi quantità per equiparare i costi di produzione dati dai macchinari. Non so se avete presente lo stampaggio a iniezione che richiede di costruire uno stampo su cui per l'elettrolusione va il suo pezzo, quello può essere utilizzato per produrre solo quel tipo di pezzo. Invece con una stampante 3D possiamo produrre quanti pezzi vogliamo, di qualsiasi forma, di qualsiasi dimensione, utilizzando un solo strumento. Materiali? Allora, questi sono alcuni esempi di cosa mi è stato possibile stampare a casa con questa stampante qui. Questo è un piccolo porco per decorazione, quello là è un bicchiere, alcune ruote, infatti mi sono sbizzarrito con un cut 3D, ho realizzato uno stampo con cerchione stampo per iniettare della gomma e farmi le ruote per l'automodellismo. Questi sono alcuni dei materiali con cui è possibile stampare. PLA, acido clorilattico, è una plastica derivata dal mais. È una plastica derivata dal mais, quindi biodegradabile. Può essere realizzata anche da qualsiasi tipo di amido, anche, che so, pensiamo alle farine che fanno male, potrebbero essere convertite in plastica utilizzabile dalla stampante. Questo qua infatti è PLA, quello pure in nero. Poi ABS, che è un miscuglio di tre tipi di plastiche derivate dal petrolio e preferibilmente non lo uso. Nylon è un materiale abbastanza interessante, però molto difficoltoso da stampare perché permette di realizzare pezzi flessibili, pensiamo alle scope per i cellulari o altri scegli altro potete immaginare. Io uso il filo per il decispugliatore, quello più accessibile al momento. Poi potete vedere anche il cioccolato. Infatti è possibile stampare anche con cioccolato, è sufficiente cambiare l'estrusorio, cioè questo pezzo qua. Adesso questo pezzo è progettato per stampare con la plastica. Se noi al posto di questo mettiamo un altro tipo di estrusore con una vita senza fine che spinge un materiale fluido o semifluido, possiamo stampare sia con cioccolato, possiamo stampare con argilla, ma qualsiasi altro mezzo semifluido, che so, la pasta per i biscotti o qualsiasi cosa potete immaginare. Abbiamo anche quest'altro materiale interessante che ho scoperto pochi giorni fa, la YouTube 3, praticamente qualcuno si è sbizzarrito a polverizzare del legno mischiato con delle resine e ha creato un filamento simile a questo, però in legno. Cosa vuol dire questo? Variando la temperatura di estrusione da 200 a 275 gradi possiamo riottenere le venature del legno, infatti come vedete quelle venature scure sono state ottenute aumentando la temperatura di estrusione. Procediamo un po' con alcune altre possibili prospettive per la stampante. Che so, per esempio, adesso vi porto un esempio, questo è un normalissimo ebook reader a cui è stata persa la batteria. Allora io cosa ho fatto? Siccome la batteria era leggermente più grande per alloggiare un'altra batteria, con un cut 3D ho disegnato un supporto che riempisce lo spazio in eccesso lasciato da una batteria pernocchia in modo da poter installare questa batteria e dare di nuovo vita al dispositivo. E così possono essere realizzati qualsiasi altro tipo di pezzi di ricambio per qualsiasi elettrodomestico. Come sapete le industrie ci tengono a far sparire tutti i pezzi di ricambio dopo la scadenza della garanzia, così che voi siete costretti a comprare un nuovo oggetto.
Un'altra cosa molto importante è il riciclaggio. Guardate questa qua, si ci vede male qua. Dei ragazzi hanno creato un macchinario in grado di prendere della plastica, che sono bottiglie macinate, riciclarla e ricreare questo filamento per poter essere poi stampato. Andrete a rubare le buste della differenza? Altre prospettive per la stampata potrebbe essere uno stimolo alla creatività, cosa molto importante, che se un bambino potrebbe stamparsi sui giocattoli, potete divertirvi a fare delle modifiche alla stampante stessa, quindi stampare i pezzi che vi servono, pezzi di ricambio, modifiche hardware e così via, potete stamparvi le Lego, tutto quello che immaginate. Come potete vedere, non si applica solo a oggetti per il consumo umano. Qui è stata stampata il guscio della conchiglia un paguro, e il paguro si è appropriato dalla conchiglia, e qui invece vedete una preparatoria per tartarughe. Altra cosa, non tutti magari sapete modellare con un cartone 3D, per fortuna ci viene incontro internet, infatti esistono siti come Thingiverse dove è possibile trovare centinaia di migliaia di modelli 3D aggiornati giorno per giorno, ogni giorno di nuovi, che so, ad Halloween c'erano i modelli di costumi, stampati, maschere e così via. Anch'io scaricavo molti modelli da quelle stampati personalmente. Tutto in Creative Commons. Sì, tutto open source. Tu scarichi modelli sorgenti, li puoi anche modificare, creare dei derivati, carichi le foto del cui siete stampati e così via. Questo è un altro sito, GrabCAD, dove ci sono molti modelli che è possibile stampare con la modifica. E da caso non trovate il vostro modello in quei siti là, lanciate una ricerca su un qualsiasi motore di ricerca, 3D Model, trovate migliaia di siti dove mettono a disposizione i modelli 3D che vi servono. Passiamo a un argomento di tipo biologico, biostampanti 3D. Sono stampanti 3D modificate per lavorare con cellule staminali su delle particolari strutture, ossia depongono astratti, come fa questa stampante, per utilizzando cellule staminali, estratti di cellule che si trasformano nelle cellule dell'organo con cui vogliamo creare. In questo caso è stato stampato un rene, si legge bene. Infatti lo studente Luc Massella è stato prima a ricevere un rene stampato da circa 10 anni fa, quando iniziarono i primi esperimenti con questa tecnologia. Anche questa recente è stato stampato un rene ed è stato impiantato. Esatto, è stato stampato una vescica, vengono stampate delle ossa, un particolare di osso del cranio è stato trapiantato, ma anche altre parti. C'è un TED di Anthony Atala, un TED che fa vedere esattamente questo tipo di tecnologia. Sono le informazioni che i media ci danno su di loro. Quindi è stata presa proprio una refra, fatta lavorare con zucchero. Dello zucchero fuso sono state fatte delle strutture simili a dei vasi sanguigni, quindi delle strutture vascolari in zucchero, che in cui è stato inserito del tessuto biologico che ha ricreato i vasi sanguigni, e sono state in grado di queste strutture sono state in grado di tenere in vita questi vasi. Qui abbiamo al MIT, dalla tempo si è provato a stampare dei robot, la ricerca sta continuando ad andare avanti. Questo è un particolare robot stampato, un insetto. Questi robot potrebbero essere utilizzati per esplorare delle zone che a cui l'uomo non può accedere. Allora, altra particolare applicazione, immaginate di ingigantire questa stampante talmente tanto da coprire il volume di questo edificio. Noi possiamo stampare un edificio intero in poche settimane. Questa casa qua di due piani è stata stampata in 4 settimane con delle cartoline, c'è scritto un computer ha fatto quell'abitazione. Qui un altro esempio di un gazebo di 7 metri che è stato realizzato a strati in California, si chiama Terra di Olaria, lo trovate su internet. Sì, questo è un particolare, qui si vede proprio la testina di una di queste stampanti che realizza un muro. Ma qua è gigantino, molto grande. Chi ha costruito la stampante grossa? Quella è stata costruita in California, non so chi l'ha costruita.
La tecnologia si chiama Control Crafting comunque. Andate a scrivere su Google Control Crafting, trova tutte le informazioni, i modelli, e lui con i suoi investimenti ha fatto un TED in cui ha vinto un concorso di $100,000 e quindi porterà avanti ulteriormente la sua ricerca. Quindi addio, operai, tutti, via. Qui io e voi dicevo una domanda. Siamo una stessa rivoluzione industriale, stiamo stravolgendo i metodi di produzione mondiale, abbiamo una produzione delocalizzata senza bisogno di magazzini, nessuna industria che ci fa i pezzi, ma solo una stampante che è in grado di produrre tutto quello che ci avrebbe, tutto quello che ci serve a basso costo, perché il costo del materiale di stampa sta scendendo, il costo della stampante sta sempre più calando. Ci sono dei concorsi su internet che mirano a far realizzare le stampanti con un prezzo sempre più basso. Ad oggi il concorso da $80,000 a chi realizza una stampante simile a questa con delle caratteristiche a meno di $200 di costo. E così concludo elencando i dettagli di questa stampante. Come potete vedere abbiamo una scheda integrata basata principalmente su Sanguino, che è un derivato di Arduino in questo caso. Praticamente serve Arduino con un diverso chip. Non so se conoscete la scheda. Quella Arduino che ha presentato lui prima utilizza la Timega 328, questa è una Timega 644, cambia a livello di chip, l'interfaccia per programmare la stessa. Spiega cos'è l'hardware. In questo caso abbiamo dall'open source software di cui è stato parlato prima, che principalmente è qualcosa che facciamo girare su PC, quindi facilmente scaricabile da internet, manipolabile, modificabile, che è un open source hardware, ossia è passato a qualcosa che è possibile realizzare in casa, non solo come questa stampante, quindi puoi scaricare dei modelli della plastica e realizzarli in qualsiasi modo, costruirla, mettono a disposizione i manuali online, il supporto di tutta la community per costruirla, avete una difficoltà nella calibrazione dell'estrusione, intanto iscrivetevi in un forum, vi sarà subito risposta da centinaia di utenti. E come questo poi vi parleranno del Social Ecology, che hanno costruito intere macchine per far andare avanti un ecovillaggio. Sì, vedi che con il gruppo di tecnologia del movimento Tecnest, di cui con io e altri amici siamo coordinatori, abbiamo deciso proprio di realizzare questa stampante 3D, proprio questa ne abbiamo realizzate due in parallelo, una in Reggio Emilia e una in Sardegna. Io sono saldo. Se non avete in funzione saremo qua fuori al banchetto e non faremo andare. Purtroppo con un breve tempo non è stato possibile stampare qualcosa in diretta, però lo potete vedere qua fuori.